Bella ragazzi e ben ritrovati su Murdered, bentornati, siamo nel terzo episodio, oggi c'è, spero, la facecam, l'ultima volta purtroppo ho avuto dei problemi tecnici, non stiamo però qui a dilungarci, cominciamo subito, ricordo che nello scorso episodio, se non l'avete visto andatelo a vedere, vedete anche il primo, abbiamo incominciato ad indagare sulla nostra morte, quindi abbiamo avuto anche qualche scontro con qualche demone di cui ci aveva parlato la tizia nel primo episodio e siamo arrivati finalmente al quarto piano. Adesso dobbiamo scoprire un'altra verità. Quella fondamentale alla fine. Piano piano ce la faremo, forse. Ok, siamo qui, ragazzi. Possediamo un po', vediamo un po'. Leggi nel Non pensiero. voglio restare qui da sola. Bene. Siamo lui. Ah, Perché a tutti interessano i dettagli macabri? Ehi, ok, noi Brothers, ci eravamo lasciati qui, hai visto ragazzi. la Scusate un lezione attimo il di fail Jamie? iniziale. Perché non Si aveva fa salvato. vedere? Dimmelo. Hai capito? Va bene, va bene. Baxter indagava sulla ragazzina. Qui ci eravamo lasciati noi. Vabbè, ve lo faccio rivedere tanto un pezzettino. Dannazione. Questa è quella che gli aveva dato la Quella madre. pistola me l'ha data mia Che poi, madre. ragazzi, ci ho ripensato in fase di editing. Non è bello quando una madre dà una pistola, eh? Pensa a bella educazione. Che cosa ci Crescono faceva qui tranquilli. l'assassino? Cosa mi è sfuggito? Qualcosa. Trova la risposta. Triangolo, allora. Concludi l'indagine. Puoi provare a dedurre la risposta giusta da subito, ma spesso per trovarla dovrai prima esplorare a fondo la scena del crimine. Continua. Allora, noi siamo qui. Trova nuovi indizi nell'appartamento, quindi dobbiamo indagare su ispezione, perfetto, come avevamo fatto su 14 questa volta. Quindi la pistola, bene, 1 su 14. Svela. Per svelare i frammenti di memoria rimasti. Puoi svelare, perché non riesco a parlare italiano? Puoi svelare i frammenti di memoria rimasti nell'aldilà. Analizza. Che vuol dire andava via, lottava, cercava, determinava. Forse cercava. Cosa sta facendo l'assassino? Andava via. No. Cercava. No, non la cercava, raga, voglio cercava. Cercava, sì. Determinato, per forza. Cercava determinato. Ah, sono tutti flashback, ragazzi. Ispezioniamo questo libro. Spiriti. Bene. Che era sta roba? Segni di lotta. Ok. Bisogna guardare tutto. Tutto attentamente. Quindi magari qui non ci sta niente. Ecco, questa è la finestra dove è caduto? No, non esco. Esco dopo. Svela. Analizza. Non ci credo. Interferiva. No. Spaventata probabilmente. Spiava sicuro. Spiava. Spaventata forse. Esatto. E poi nascosta. Vabbè, è oggettivo. Ok. Bene, testimone nascosta. E lei è fondamentale, ragazzi. Lei è fo spero abbia fatto, non abbia fatto una brutta fine, perché lei è fondamentale. È una testimone, sicuramente, quindi ispezioniamo qui. Impatto. 6 su 14. Questa è la finestra in frantumi, esatto, lo stavo dicendo io. Che abbiamo ridotto noi cadendo. Controlla un po'. Dossier del caso. Salem è piena di segreti. Vabbè, vaffanculo, cioè, andiamo Non a so come finirà questa storia. La polizia avrà ancora nel buio e l'ombra dell'assassino incombe anche sulla mia vita. Se solo riuscissi a proteggere Joy, farei qualsiasi cosa, anche allontanarla, se servisse a tenerla al sicuro. Non ci ho capito un cazzo. Però, vabbè.
In passato la Foster ha occasionalmente collaborato con il Dipartimento di Polizia di Salem. Ok. 8 su 14 stiamo, La testimone fondamentale. Ispeziona questi. A me pare erano tatuaggi, i tatuaggi per i bambini. Però vabbè. Che altro c'è? Ah, questo penso l'ho svelato? No. È semplicemente un posto dove possiamo passare. Qui per terra, controlla. Perché sta tremendo? Ah, vedi, i genitori di Ronan. I genitori di Ronan. Non capisco che indizio possa essere. Una borsa. Faceva o disfava la valigia? Bella domanda. 10 su 14. Svela. Controlla. 3 per completare la storia. Bene. Qui dove è la ragazzina. Allora, un regalo per mia madre. Un regalo di mia madre. Valigia, segni di lotta, disegni misteriosi, testimone nascosta. Io boh, mi butto sulla testimone nascosta. Quali sono gli indizi più importanti? Allora, questa vabbè, l'abbiamo vista. Salta. Seleziona. Raga, questa è fondamentale. Ve l'ho detto anche prima. Quindi questa è innanzitutto la metto perché è fondamentale lei. Crepe sulla finestra in frantumi, informazioni sulla persona scomparsa. Scopo dell'assassino anche. Queste due. Vediamo un po'. Allora, ok. Però essendo un assassino poteva essere anche qui per lei, eh. Allora, lui viene qui. Intanto è nascosta. E forse a questo punto arriviamo noi? Girati. Esatto. Sei in arresto. Esatto. Lui cercava lei. È la Madonna. Sei in arresto, non ha funzionato tanto, eh. E poi? L'ha massacrato. Porca troia. Sì, ma reagisci, stronzo. Te credo che t'ha fatto fuori. Ah, l'ha proprio buttato così. Azzo. L'ha proprio buttato così. È un mostro, raga, questo. Cioè, è un animale. E lei è uscita da qui. E lo sapevo, raga, che lei era fondamentale. Ve l'ho detto subito. Ok. Ecco in cosa mi sono cacciato. Cercava la ragazzina. La ragazzina. Quello che ho detto io. Dove sarà andata? Ok, innanzitutto potremmo anche uscire da quella finestra perché. Dove è andata la ragazzina? Nuovo obiettivo. Assolutamente. Continua a indagare, sì. Ah, eccolo, infame, c'è sta lui davanti. Nascoste. Foto nascoste. Bene, 12 su 14. E adesso lo posso condizionare, vaffanculo. Allora, possibile obiettivo. Possibile obiettivo. Io mi gioco questa. Qual è l'indizio più importante? Forse l'assassino cercava la ragazzina. No. No. Non è questa. Testimone nascosta oppure scopo dell'assassino, per forza. Neanche. Allora, Baxter indagava sulla ragazzina. Segni di lotta. Informazione sulla persona scomparsa. Finestra in frantumi, crepe sulla parete. Un regalo di mia madre e foto nascoste. Ah, vaffanculo, era facile, dai, dovevo fare questa. Allora, non è condiziona. Dovrei portare questa foto al Rex. Allora, carità, ha detto condiziona. E concede, vediamo un po', tanto. Certi oggetti possono trasmettere a Ronan delle visioni. Padre, lo
posso rimanere qui per qualche giorno. Ma certo, cara, la chiesa aiuta sempre i bisognosi. È lì, eh? Penso sia lì. Assolutamente, concludi l'indagine. Mi hai ucciso in strada e non hai visto se c'era qualcuno. Beh, effettivamente. Quella ragazza è la mia sola speranza. Devo trovarla. Vai, vai, vai. Usciamo da qui. Tra gli indizi dell'assassino, sì, sì. Quanto so di registrazione? Vabbè, prima di uscire sospendo qui l'episodio. Allora, visto che non è completo, cioè mi sta prendendo, continuerò a registrarlo adesso. Registro un altro episodio. Non so se lo vedrete oggi come secondo episodio, dovrebbe essere venerdì oggi, o se lo vedrete domani, che è sabato. Probabilmente domani facciamo. E quindi niente ragazzi, comunque sia, intanto lasciate un like, intanto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.